Bari mi ha fatto, non lo dico da barese, insomma, credo che sia stata costruita una corazzata. È chiaro che poi il vantaggio e anche il raddoppio nel momento in cui il Messina stava cercando di affacciarsi dalle parti dell'area pugliese hanno un po' indirizzato la gara, però il Messina non ha mai mollato, ha avuto anche altre due o tre situazioni nella ripresa in cui poterla riaprire, però a oggi credo che questo Bari si candidi al ruolo di dominatore della stagione. Ci sono dei calciatori che non c'entrano nulla con questa categoria. È presto per azzardare proprio il vuoto dietro il Bari? Da quello che si è visto oggi, il Bari sembra condannato, insomma, a dominare la stagione. Però il calcio è bello perché poi i campionati vanno vinti sul campo. E quindi oggi è andata così, siamo all'inizio, faceva caldo, magari le altre squadre possono aver avuto dei problemi. Quindi aspettiamo, però sicuramente il Bari è in pole position. E l'unico punto interrogativo potrebbe essere qualche trasferta del Bari in dei campetti di estrema periferia, e con lì forse c'è un discorso di ambientamento. Oggi si è giocato in un grande stadio, in un'atmosfera da Serie C o da Serie B, con una squadra che ha provato a giocare. Ora vedremo il Bari come si comporterà contro avversari che saranno chiusi, li vedremo già. Il Bari ora ha due partite in casa, però credo che il Bari abbia comunque giocatori in grado di scardinare anche quelle squadre che puntano sulla difesa. L'altro limite potrebbe essere l'eccessiva sicurezza. Se tu perdi umiltà e ti senti più forte, giochi con poca attenzione, lì puoi correre qualche rischio. Il Messina, tutto sommato, considerato che siamo all'inizio stagione, quindi si può solo migliorare? Secondo me il Messina è una buona squadra, ora non deve valere, diciamo, il livello del Bari. Oggi è parso sotto il Bari, però credo che alla prima giornata non si possa già dare una sentenza. È parso avanti il Bari, però ci sono 9 mesi per cambiare le cose. Il Messina evidentemente è una squadra ancora di rodaggio, l'impianto di gioco al momento è quasi nullo, perché obiettivamente il Messina si è affidato esclusivamente al lancio lungo, il Bari invece fra seggi stretti, insomma una squadra che comunque gioca a calcio. Il Messina è ancora lontano. Punto di vista assolutamente personale, valutare l'ipotesi di passare al 4-3, perché questo è un modulo che sinceramente non mi convince rispetto al parco giocatori che abbiamo a disposizione. E per esempio da un giocatore come Genedi ci si aspetta qualcosa in più, però ci può stare, no? Che ad inizio stagione quello che è un po' il perno della manovra oggi abbia un po' deluso. Considerando la carta d'identità, sì, si spera che possa entrare in forma piano piano. Non mi è dispiaciuto, a dire la verità, ha preso anche un bel legno su punizione. Diciamo che quello che più non mi è piaciuto di questa squadra è l'impianto di gioco, cioè la filosofia attraverso cui cerca di trovare sbocchi per avvicinarsi alla porta degli avversari. Ad oggi non c'era, abbiamo visto anche nelle partite coppie, il Messina ancora fatica, insomma arranca proprio nel trovare dinamiche di gioco interessanti, quindi dobbiamo attendere di capire come si può sviluppare questa squadra. L'unica nota positiva è che, insomma, il pubblico, i tifosi hanno fatto pace con la società, ingresso quasi trionfale del presidente. Adesso ho già scritto un pezzo su Corner, insomma, dando atto al fatto che come dire, Sciotto ha investito, obiettivamente non si può dire nulla, e adesso ognuno si prende le proprie responsabilità. La squadra è stata costruita, è arrivato un calciatore sicuramente importante come Arcidiacono ieri, e quindi adesso il presidente ha fatto quello che doveva fare, adesso tocca, diciamo, al comparto tecnico assemblare questo insieme. Mi aspettavo questo Bari perché sin da subito ha mostrato quanto può essere determinante in questo campionato di Serie B, tanta qualità soprattutto nelle uomini offensive, consideriamo che oggi mancava un certo Ciccio Brienza. Mi aspettavo sinceramente di più da parte del Messina, considerata una delle outsider del Bari in questo campionato, però il divario è emerso anche in maniera molto molto evidente. Dunque, se davvero i valori sono questi, dobbiamo aspettarci un Bari che possa fare presto il vuoto e dominare il girone di questo campionato.